È iniziato all'1:30 di stanotte il trasferimento della prima mezza Camera Koch dal porto rifugio al petrolchimico di Gela. I mezzi pesanti hanno attraversato un percorso di circa 3 chilometri. All'altezza dei tombini erano state precedentemente collocate spesse lastre d'acciaio per evitare eventuali sprofondamenti causati dall'enorme peso della stessa Camera Koch. Delicatissime le operazioni per le gigantesche dimensioni del trasporto che ha sfiorato i pali dell'illuminazione pubblica. Dopo anni di immobilismo, finalmente i due grossi colossi che hanno deturpato la parte del retroporto del porto rifugio vanno via. Si dirigono in una nottata tranquilla di mezz'estate, come si suol dire, verso la raffineria, grazie ecco, ad un intenso dialogo con Eni, che si è resa disponibile a rimuoverle con un'operazione tecnica complessa seguita da ditte altamente specializzate che risiedono nel territorio di Gela. Questo diciamo, è stato possibile proprio grazie alla persistente insistenza dell'amministrazione di voler vedere il panorama del lungomare liberato da quella che ormai non sarà più un'industrializzazione basata sui combustibili fossili. Ai sedicenti sponsorizzatori di azioni che hanno favorito in passato questo spostamento, ricordo che il tutto si è avviato e concluso in quest'anno e quindi diciamo, se è stato possibile questo spostamento lo si deve solo ed esclusivamente a chi, da quando è in carica, da poco meno di un anno, ha permesso di avviare un processo di cambiamento e di rinnovamento che sarà il segno del rinnovamento del storico di Gela.